Mai avrei pensato che quanto vado scrivendo dovesse costituire materia per un articolo. Non ero stato sollecitato da nessuno a redigere un'inchiesta, una delle tante, sulla vita di una grande clinica. Avevo ricevuto un telegramma: vieni, operano domani. Si trattava di persona a me molto cara. Non avevo nessuna dimestichezza con le cliniche. E soltanto il pensiero di varcare la soglia di un ospedale mi poneva in uno stato quasi ridicolo di agitazione. Le 6 del mattino, troppo presto. Strano, non immaginavo che il dolore umano potesse essere o meno registrato. Dissi cognome e nome dell'amico, obbedendo agli imperativi burocratici, alle leggi immutabili degli schedari e dei registri. I registri che in una clinica regolano con ordine necessario e implacabile l'anzianità delle sofferenze. Terzo piano, secondo corridoio, settima stanza a sinistra. Terzo piano. Secondo corridoio, settima stanza a sinistra. La clinica non si era ancora svegliata. Non è proprio necessario andare tanto lontano per ritrovare qualcosa che procuri l'angoscia del deserto. Qui il senso di vuoto è maggiore. Terzo piano, secondo corridoio. Terzo piano. Mi sembrava la cosa più facile, più elementare del mondo. Mi dovetti invece rendere conto dell'estrema difficoltà, in un'ora così inusitata, di trovare qualcuno. Operano domani. Aveva telegrafato. Ed io ero forse a pochi passi da lui. Terzo piano, quinto corridoio, settima porta. Forse non ricordavo più. Evidentemente. Suora. Nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo, così sia. Salve, Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, gementi e piangenti in questa valle Perfino i treni percorrono i corridoi di una clinica moderna. Giravo proprio su me stesso. Scusi, questo è il terzo piano? No, signore, il terzo piano è di sopra. Non v'è dubbio, nelle cliniche di tutto il mondo l'uomo diventa un numero. Il suo nome non diceva nulla a nessuno. Vedrà, mi assicurarono, il professor Lang le potrà dare qualche notizia precisa. Pronto? Pronto? Via! Questo mio amico deve essere operato di un'operazione, di un intervento difficilissimo, gravissimo, mi pare molto raro, dal professor Dogliotti. Oggi? Oggi, proprio oggi. Ah, è il caso 127. Non so, professore, ma io potrei parlare al professor Dogliotti, vorrei vederlo prima dell'operazione. Sarà molto difficile parlare al professor Dogliotti, perché in camera di consiglio... Ma stanno discutendo del sì, caso... Sì, stanno proprio discutendo di questo caso. Io non potrei andare... È difficile parlare con lui in questo momento. Guardi... Questi esami che stanno facendo, sì. Cateterismo cardiaco, determinazioni ossimetriche, determinazione dei valori pressori endocavitari, sono stati proprio fatti al suo amico nei giorni scorsi.
Ho capito, ma non potrei adesso vedere, si potrebbe intervenire nella... Potrei parlare un attimo, basterebbe un minuto di tanto tempo che gira... Io vedrò se è possibile accompagnarla di là. Guardi, questi esami sono proprio stati quelli attraverso i quali si è giunta la diagnosi precisa per questo amico suo. È un caso molto grave. È un caso molto difficile e complicato. Se lei vuol parlare col professore si può vedere se si può andare di là. Io l'accompagno. Grazie, professore, mi farebbe una grande cortesia. Sì, venga. Ci sono dei segni di scompenso. Scompenso destro, fegato ingrandito. Quindi sono condizioni molto gravi, è un caso che lasciato a sé evidentemente non può che progressivamente peggiorare. Per quanto l'intervento sia previsto particolarmente difficile, è indispensabile, è l'unico modo per poter ridare possibilità di vita a questo malato. Naturalmente per eseguire una riparazione di una comunicazione ampia, interventricolare e interatriale, è necessario operare a cuore esangue e possibilmente con arresto cardiaco. Quindi dovremo predisporre ogni cosa sia per la circolazione extracorporea con l'apparecchio al solito e sia per l'arresto cardiaco. Tutto questo ci darà le massime garanzie di poter eseguire una riparazione che tenga e ricorrere eventualmente, come credo sarà necessario, anche ad una plastica con materiale sintetico, lo chiamiamo l'Ivalon di solito in questi casi. Va bene, allora facciamo così. Come va? Dunque, io devo dare notizie non molto buone di quel suo conoscente che le sta tanto a cuore, perché è una forma di cardiopatia, cioè di malattia congenita del cuore molto grave, molto grave. Si tratta di una comunicazione tra i due ventricoli del cuore, i quali dovrebbero essere separati e viceversa comunicano largamente. E quindi la funzione del cuore non si può svolgere come normalmente. Ma è come se il cuore mancasse, scusi, io mi esprimo da profano, come se il cuore mancasse una parte essenziale. Ecco, ecco, veramente così. Nello sviluppo è venuto a mancare la formazione di questa parete divisoria tra i ventricoli. E quindi in primo tempo si è creato un certo compenso. E col passare degli anni il cuore si è sempre più affaticato in questa ricerca di compensi, e allora se non si sono i primi segni di insufficienza funzionale del cuore e bisogna intervenire cercando di riparare questo. E bisogna intervenire, l'operazione sarà interrotta. Molto grave. Però oggi è possibile fare, ricorrendo alla circolazione extracorporea, cioè che ci permette di agire, di operare sul cuore completamente esangue. Ed inoltre ricorrendo anche all'arresto del cuore, che fermando il cuore acconsente di operare nelle cavità cardiache con maggiore tranquillità e sicurezza. Ma io spero tanto nei suoi miracoli, professore, perché... Non è tanto, sì, i miracoli sì, si fanno entro certi limiti, vero? Ci sono dei limiti. Io spero in un caso come questo, appunto approfittando della circolazione extracorporea e arrestando il cuore per poter agire con più sicurezza con l'arresto cardiaco, di poter riparare o con la sutura diretta oppure con una plastica, ricostruire questa parete e così ridare delle possibilità a questo organismo di riprendersi. Non posso vedere il mio amico prima dell'operazione, non è possibile. Guardi, stanno iniziando già per l'anestesia, per la narcosi, ad ogni modo. Possiamo, poi grazie, darò notizie, grazie. Spero proprio che le cose si svolgano nel modo migliore. Tutto era pronto. Non potei resistere alla commossa, quasi tremante tentazione
di assistere all'intervento. Tra poco sarebbe apparso Dogliotti. Iniziamo l'intervento operatorio con un'ampia incisione. L'incisione ci permetterà di fare anche una sternotomia, di aprire lo sterno trasversalmente e di aprire ampiamente il torace all'altezza del quarto e quinto spazio intercostale. Il tempo di apertura della parete toracica è piuttosto lungo, occorre procedere con attenzione alla emostasi, cioè al controllo dell'emorragia, dei piccoli e dei medi vasi. Aperto la l'emitorace, la metà toracica di destra, si procede ora all'ampliamento della toracotomia mediante sternotomia, vale a dire sezione trasversale dello sterno. Applichiamo i divaricatori. Sono delle aderenze pleuropolmonari che bisogna cautamente liberare. Si espande liberamente il polmone, ormai liberato dalle sue aderenze, si scopre ampiamente il pericardio sulla faccia laterale destra e anteriore e si procede all'apertura del pericardio stesso. Bisogna ora aprire ampiamente il sacco pericardico per mettere
allo scoperto il cuore degli grossi vasi che arrivano e che partono dal cuore. Si incide ora il pericardio col bisturi. Esce del liquido chiaro, un po' abbondante, che è l'espressione di un versamento pericardico. Si aspira questo liquido che è piuttosto abbondante. Il professor Dogliotti ci perdonerà se a questo punto osiamo intervenire nel commento, e ciò allo scopo di offrire qualche chiarimento ai nostri telespettatori. In questo istante potete osservare l'ampio campo operatorio messo allo scoperto dall'opera abilissima del chirurgo. Nel settore basso, a destra della ferita, appare una macchia chiara, poco distinguibile. Ebbene, quella macchia chiara che si agita incessantemente, ci esprimiamo in termini impropri per amor di chiarezza, è il cuore. Il cuore rivelato appieno, messo allo scoperto per consentire al chirurgo il delicatissimo intervento. Isoliamo la vena cava superiore, è la grande vena che porta il sangue al cuore. Dai settori alti del corpo, capo, arti superiori, collo. Potuto isolare la cava superiore, facciamo passare una fettuccia attorno alla parte bassa di questa grande vena. Così pure isoleremo la vena cava inferiore. Intanto spira così. Abbiamo circondato così anche la cava inferiore. Si è così fatto passare una fettuccia attorno alla vena cava inferiore, che è il secondo grosso vaso venoso che porta al cuore il sangue del tronco e degli arti inferiori. Così si può controllare questa doppia formazione venosa lungo attraverso la quale, alle quali vene si farà passare, faranno passare le due grosse canule che servono ad aspirare il sangue venoso per portarlo alla macchina cuore-polmone artificiale. Procediamo ancora all'isolamento delle varie formazioni, vene polmonare di destra, a questo punto è opportuno, prima di procedere ad isolare e a mettere in luce più ampiamente il cuore, è opportuno esplorare col dito introdotto nell'atrio di destra, di esplorare la cavità cardiaca per renderci conto della entità
del difetto settale. Se realmente si tratta di un semplice, sia pure ampio, ampia comunicazione tra i due atri, o se viceversa si tratta di una malformità più complessa, come pareva. Per esplorare la cavità cardiaca occorre introdurre un dito attraverso una apertura limitata della parete atriale. Si fa passare un ago atraumatico di seta resistente che serve di presa e nello stesso tempo di controllo. Con un compressore si chiude alla base l'auricola di destra e faccio un'incisione nell'auricola stessa e dia modo al dito di poter entrare liberamente. Ecco, introduco il dito nella cavità cardiaca. Indice è completamente dentro, immediatamente al di là della ampia apertura interatriale che si palpa bene, apertura interatriale amplissima. In basso esploro la cava inferiore, il seno coronarico e quindi la diagnosi di comunicazione ampia interatriale che arriva in basso fino all'altezza del setto interventricolare è confermata da questa esplorazione. Adesso apprestiamo le sonde che introdurremo attraverso all'apertura fatta nell'atrio, introdurremo la sonda superiore nella cava superiore, l'altra sonda nella cava inferiore, in modo da poter poi aspirare da queste due grosse formazioni venose il sangue che defluisse dalle varie parti del corpo e inviarlo alla macchina per l'ossigenazione e poi per la reintroduzione del sangue così preso da venoso arterioso nell'organismo. La introduzione del sangue arterializzato verrà fatta attraverso quest'altra sonda più piccola, introdotta non attraverso questi grossi vasi del torace, ma attraverso l'arteria femorale che verrà isolata a parte. Le fasi operatorie che ora si susseguono vanno considerate strettamente sperimentali. Il cuore del paziente è stato reso esangue dall'intervento prezioso della macchina cuore e polmone artificiale e pulsa ormai a vuoto. Ma la sola assenza di sangue nel cuore non permetterebbe ancora al chirurgo di intervenire con successo nell'opera di riparazione. Ed allora il chirurgo osa ciò che parrebbe follia ed inosabile: l'arresto totale del cuore mediante una speciale iniezione. Per 10 minuti il cuore del paziente viene costretto all'immobilità. Ecco il cuore privo di sangue. Il paziente vive per magia praticamente distaccato dal proprio cuore. Tra breve, non appena concluso l'intervento, il cuore del malato verrà ricollegato al circuito sanguigno ed assisteremo, sia consentita a noi assoluti neofiti il termine che la scienza disdegna, assisteremo al miracolo. Al miracolo della rinascita. Thank you.
Osservate, ecco il cuore. Per 10 minuti costretto ad una morte apparente alla immobilità assoluta a riprendere il battito regolare. Batte, batte, batte. Un uomo è stato recuperato alla vita. L'aula che avevo visto deserta era al completo. I giovani medici, gli allievi, seguivano affascinati l'opera meravigliosa del loro maestro. Ciò che la scienza poteva osare era stato osato oltre ogni limite. E Dogliotti aveva certamente superato se stesso per compiere il nuovo prodigio, perché la vita della persona a me cara era veramente legata ad un miracolo terreno. La sorte di quella persona, tuttavia, costituiva soltanto un caso. Uno degli innumerevoli casi, eccezionali o meno, che in ogni istante vengono proposti, espressi da una folla apparentemente anonima, ma che in realtà tutto vorrebbe essere fuorché un numero. Anche se quel numero, come nel caso 127, potrebbe significare nella sua gelida nudità la salvezza e rappresentare il più antiretorico, scarno, umile annuncio di una clamorosa affermazione della scienza. Un ospedale, una clinica, mi si consente lo strano raffronto, sembrano una fiera. Una fiera con le sue ore di punta. La fiera, in fondo, della buona fiducia nella solidarietà umana. La fiera ove gli uomini, ridotti anche in estrema povertà, possono invocare, alla pari dei ricchi, il miracolo di una guarigione ritenuta quasi irraggiungibile. Non sono questi, vedete, i clienti della rassegnazione. Sono i sacerdoti silenziosi della speranza. Non avevo più rivisto il professor Dogliotti. Improvvisandomi allievo, potei conoscere 2 giorni dopo l'esito definitivo dell'intervento compiuto da questo nostro grande maestro della scienza e dell'arte chirurgica. Prima di cominciare la lezione di oggi, desidero darvi notizia delle 2 operazioni eseguite ieri e l'altro ieri sui 2 casi che vi ho presentato. Nel primo è risultata una semplice comunicazione interatriale ed è stato operato come facciamo di solito in questi casi, con la chiusura di questa comunicazione mediante punti in seta dati sul setto senza interrompere la circolazione e quindi a cielo coperto, cosiddetto. Nel secondo caso, in cui il difetto, questa comunicazione era molto più ampia e sarebbe stato molto difficile a chiudersi a cielo coperto e senza interruzione della circolazione, in questo secondo caso abbiamo operato a cuore esangue applicando il cosiddetto cuore polmone artificiali per avere una circolazione extracorporea che ci permettesse di aprire le cavità cardiache senza che in queste passasse il sangue. Si è così potuto provvedere alla riparazione di questo vasto difetto congenito. Inoltre abbiamo arrestato il cuore per poter operare su cuore immobile. L'arresto del cuore è durato circa 10 minuti. La ripresa della funzione è stata regolare ed il paziente si può considerare praticamente fuori pericolo. Queste operazioni di cui vi ho ora parlato, vale a dire questa chiusura, questa riparazione di questi gravi difetti del cuore,
rappresentano l'estremo limite al quale la chirurgia cardiaca è arrivata in questi ultimi tempi e rappresentano anche una felice conquista per noi che fino a ieri eravamo costretti a respingere questi pazienti considerandoli come perduti e come inoperabili. Quindi voi vi rendete conto di quanto questa possibilità di riaprire l'animo e la speranza a pazienti che altrimenti sarebbero perduti rappresenta, anche da un punto di vista puramente umano, oltre che da un punto di vista strettamente tecnico, una immensa soddisfazione per noi tutti.